L'agroalimentare tipico d'Abruzzo sarà al centro dell'incontro di alcuni dei nostri produttori più rappresentativi con una delegazione di buyers e giornalisti giapponesi. La delegazione sarà in Abruzzo dall'1 al 4 giugno ed avrà come punto di riferimento l'Enoteca regionale d'Abruzzo. Assessore, in arrivo dunque questa delegazione di giapponesi in visita all'Enoteca regionale d'Abruzzo. Sì, non più solo partecipazione alle fiere, dove comunque ci sono sempre gli operatori, i buyer dove si stipulano contratti, ma abbiamo deciso, di questo dobbiamo anche ringraziare il Centro Estero e Buonitalia per la progettazione di una visita di questi buyer che vengono in Abruzzo. Gli operatori abruzzesi sono veramente entusiasti di questo nuovo approccio di aggressione ai mercati esteri, tant'è che è cambiata anche la loro mentalità, non più finanziamenti a pioggia da parte dell'ente pubblico, ma sono loro stessi che mettono la gran parte dei fondi, ma soprattutto diamo la visibilità al nostro bello Abruzzo. Tito Ceri, presidente dell'Enoteca regionale d'Abruzzo, è in arrivo una delegazione di giapponesi, quindi allarghiamo sempre di più quelli che sono i nostri confini. Sappiamo da dati certi ormai che soltanto in Giappone vi sono 4.500 ristoranti italiani, o perlomeno grande nome italiano. Noi vogliamo in questo modo far conoscere quella che è la nostra cultura enogastronomica e le nostre tradizioni. Quali saranno gli appuntamenti? Gli appuntamenti saranno incontri B2B con i nostri produttori a tutto campo, quindi parliamo di vino, di olio, parliamo di agroalimentare, parliamo di pasta, e questi incontri avverranno nel periodo dal 2 al 4 giugno, quindi la mattina è dedicata a incontri con i produttori e il pomeriggio ci hanno chiesto espressamente di fare visita sul territorio, quindi spazieremo sulle nostre quattro province